la mossa e potrei uccidervi. Uccidereste la vostra migliore allieva? Oggi arriva la nave di mio padre, devo prepararmi. Perché non vi arrendete ora, signor Torres? Attenzione, signorita Alvarado. L'arroganza è nemica della spada. Così parla un uomo che sta per perdere. Difesa ottima, signore. Ovviamente non abbastanza, signorita. Tessa, è arrivato! Al prossimo duello! Guarda, mi sono tutta sudata. Marta, perché non sei venuta ad avvisarmi prima? Dopo 5 anni, Don Alvarado rivede sua figlia e lei è impresentabile. Ricordati, silenzio sulle lezioni di scherma, non approverebbe. Marta, cosa c'è? Sulla lettera c'è scritto che è morto cadendo da cavallo. Dobbiamo tornare a casa ora. Prendi anche quel baule. Sì, signorina. Stai attento a non farmi vedere. Sì, signorina. Così è questo il nuovo mondo. Un paese selvaggio, direi. Queste colline al tramonto si colorano di 1000 sfumature del colore dell'oro. Da bambina mio padre mi portava a cavalcare qui. In direzione del sole, per raggiungerlo prima che scomparisse. Ci riuscivate? La prossima volta, Pepita, diceva. La prossima volta. Cocchiere, fermo. Possiamo aiutarvi? Mani in alto! Svuotate le vostre borse, subito! Tessa, siete proprio voi. Conosci questo ladro? È un servitore di mio padre. Un nostro amico fidato. La mia famiglia muore di fame. Com'è possibile? La morte di vostro padre ha cambiato tutto. Tieni. Non posso accettare, non da voi, signorita. Da parte di mio padre. Andate, inseguiteli! Signorita Alvarado, capitano Grisham, al vostro servizio. Avete ferito quest'uomo! Non c'è bisogno di ringraziarmi. No.
Per vostra fortuna eravamo di pattuglia. Gli ho dato io il denaro. Vi minacciava con la pistola, madame. Portatelo in paese! Non dovevate ferirlo. E adesso, signore, vi scorterò perché arriviate sane e salve, va bene? Riesco a capire. I campi, la casa, i miei lavoranti. Non avete il denaro. È impossibile, mio padre era un uomo facoltoso. Errore, dopo la sua morte non si è riusciti neanche a pagare le tasse governative. Però il colonnello Montoya è un vero gentiluomo. Potete usare la casa. Posso usare la mia casa. Ringraziatelo da parte mia. Ringraziatelo voi. Ci sarà una festa questa sera in paese. Sarete sua ospite. Potete dirgli che saremo onorate di parteciparvi. Andiamo. Il giardino di mia madre. Rovinato, l'hanno fatto seccare. Le rose che ha piantato il giorno della mia nascita. Morte. Tutto morto. Per 15 anni io mi sono presa cura di te. Le tue lacrime daranno nuova linfa a questo giardino. E presto profumerà come un tè. Me lo prometto. Lasciate che gli dia un po' d'acqua. Rubia, no. Vuoi fare la sua stessa fine? Ma sta morendo di sete. Sono gli ordini, signorita. E allora ubbidisci. Sparami. Tessa, voi non dovreste... Bevi. Parlerò di lui a Montoya. Grazie, signorita. Dio vi benedica. Vado a prendere qualcosa da mangiare, Gaspar. Oh, sento già la tua mancanza, mio piccolo bocciolo. Molto brava.
Signorita Alvarado, mi permettete? Don Gaspar Hidalgo. Ah, sì, mio padre mi parlava spesso di voi. È un vero peccato che abbiate trovato distrutta la vostra casa. Più uno shock che un peccato, signore. Voi sapete come avvenne? Mio Dio! Adesso dovrò distruggere i miei giardini. Le mie rose più belle impallidirebbero e appassirebbero di fronte allo spettacolo del fiore che ho davanti. Mi permettete? Il colonnello Montoya, presumo. Colonnello Luis Ramirez Montoya. Al vostro servizio, signorita Alvarado. Vi prego, accettate le mie sentite condoglianze per vostro padre. La ringrazio. Posso osare chiedervi un gesto di misericordia per il prigioniero? Il ladro? Non vi preoccupate, non vi molesterà più. Non è solo, ha moglie e figli. Lo so. Da domani avranno una bocca in meno da sfamare. Di certo, il colonnello Montoya è tanto umano e nobile quanto affascinante. Di certo è possibile che riconsideri la condanna come un favore personale. Posso farvi presente, signorita, che in questo momento avete problemi molto più gravi da risolvere. Per esempio, come potrete pagare le tasse. Mi auguro che non dobbiate abbandonare la casa natale. La vostra bellezza appartiene al nostro mondo. Mi rammarico. Sono arrivato tardi per aiutare il vostro amico. È stato un omicidio. C'è una differenza, signorita, tra un'esecuzione e un omicidio. Si chiama legge. E qui io sono la legge.